Cos'è l'attenzione? Beh, l'attenzione è un processo psichico autonomo che conferisce significato anche più generale allo psichismo e si focalizza l'attività mentale nell'ambito di tutto ciò che è chiaramente cosciente. Per richiamarci alla metafora che abbiamo già utilizzato, l'attenzione è un po' il riflettore della luce che punta su alcuni specifici contenuti del campo di coscienza. Secondo alcuni autori l'attenzione avrebbe una dignità di funzione autonoma, mentre secondo altri, ad esempio Michel Foucault, questo tipo di funzione addirittura potrebbe non esistere. Noi tendiamo nella clinica a utilizzare una posizione intermedia, che è quella secondo cui l'attenzione non sarebbe una funzione indispensabile, ma sicuramente fondamentale per comprendere le diverse modalità del funzionamento mentale, quindi per rendere più o meno chiari, più o meno visibili i contenuti del campo di coscienza. Anche qui mi rifaccio un pochino alla storia, alla filosofia, per far riferimento alla prima comparsa del termine attenzione, secondo il termine latino attentio, nel Medioevo. Si faceva riferimento a questo termine, citare, diciamo, relativamente allo svolgimento della preghiera. Per esempio, in Tommaso d'Aquino abbiamo nella Summa Teologiae proprio una distinzione addirittura in tre tipi di attenzione, in base alle parole, al significato e a quelle che sono le finalità. In questo caso l'attenzione si configura come uno sforzo intellettuale orientato verso un fine che andrà poi identificandosi con lo stesso conoscere. Ed è Cartesio che riprende il concetto di attenzione come condizione essenziale alla conoscenza. L'intuito è quella concezione di una mente pura e attenta, afferma Cartesio. E nelle meditazioni sulla prima filosofia è proprio lo stesso Cartesio ad opporre tutta una serie di con richiesta di dimostrazioni geometriche che hanno più a che fare con la matematica, a quella che è l'importanza invece di un lettore attento che si volge con attenzione verso il fine e ultimo delle cose che sta analizzando. E nelle passioni dell'anima addirittura vedete lo sforzo in qualche modo di localizzare l'attenzione all'interno di una specifica regione corporea, è lo stesso Cartesio che fa coincidere l'attenzione nelle passioni dell'anima con il movimento volontario della ghiandola pineale. Ma Lebranc fa riferimento nei suoi colloqui sulla metafisica al ruolo dell'attenzione nel conseguire che cosa? La verità e il senso della libertà dell'uomo. E poi è John Locke che di nuovo riprende nel suo saggio sull'intelletto umano effettivamente la distinzione, fa riferimento, distingue proprio tra semplice attenzione e quella che invece è la riflessione del soggetto, per cui l'intelletto in qualche modo in quest'ultimo caso può riflettere su quelle che sono le proprie operazioni mentali e rendere l'oggetto in maniera più specifica. Leibniz riprenderà il concetto di attenzione, addirittura andando a rispondere a Locke nei suoi nuovi saggi sull'intelletto umano e differenziando l'attenzione in diversi gradi, che includono che cosa? Il passaggio da quelle che sono alcune percezioni inconsapevoli e subliminali, afferma lo stesso Leibniz, a quella che è la percezione, diciamo, più cosciente. E all'interno di questo processo acquisiscono un valore processi come la considerazione, la contemplazione, processi come lo studio e la meditazione. Immanuel Kant, nell'antropologia pragmatica, distinguerà l'attenzione intesa come sforzo cosciente da quella che è l'astrazione.
Quindi in qualche modo lo sforzo per divenire coscienti, l'attenzio, si distingue in Kant da quella che è lo sforzo teso all'astrazione, l'abstractio. Successivamente la nozione di attenzione sarà attentamente valutata e diventerà l'oggetto di studio specialistico della psicologia. Più in generale abbiamo detto che l'attenzione può essere definita come quel processo selettivo per cui una sequenza percettiva o rappresentativa assume in qualche modo, si pone in netto risalto nel campo di coscienza. Una metafora che spesso oggi viene utilizzata per fare riferimento all'attenzione, ad esempio l'attenzione selettiva visiva, è proprio il fascio di luce, lo zoom, mentre invece per l'attenzione selettiva uditiva si fa riferimento alla metafora del filtro, che rendono molto bene le idee. A proposito dell'attenzione, sono state formulate numerose teorie, ad esempio una di quelle più conosciute è la teoria dell'arousal, dell'attivazione, che presuppone proprio un livello, un continuum di stati di attivazione che vanno dal sopore alla eccitazione diffusa. E quindi il livello di attenzione psicofisiologica che diventa fondamentale nella determinazione dell'efficienza. Secondo alcuni autori, quindi abbiamo detto, l'attenzione avrebbe proprio il potere di rendere più chiari e più vivaci determinati stati mentali. Più in generale, l'attenzione si differenzia in attenzione dispersa, ad esempio quella che noi abbiamo nel dormiveglia, un'attenzione invece aspettante che diviene essa stessa attività, diviene essa stessa tensione, diviene sforzo diretti verso un oggetto specifico, che non ha ancora in suo possesso il soggetto e quindi ne anela, ne brama, appunto, brama di possederlo. Quindi, ad esempio, la sentinella in agguato ha una tipica attenzione di tipo aspettante. Poi abbiamo l'attenzione concentrata che si dirige verso un oggetto specifico, un argomento ben determinato. L'attenzione concentrata è decisamente la più importante, si distingue anche in attenzione spontanea o riflessa e attenzione volontaria o anche detta conativa. L'attenzione spontanea insorge, diciamo così, direttamente, in maniera direttamente proporzionale all'interesse, alla motivazione del soggetto e può essere a sua volta distinta in attenzione immediata o primitiva e attenzione più mediata o derivata. L'attenzione volontaria o conativa, diceva lo stesso Jaspers, altro non è che uno sforzo spesso penoso che orienta i processi psichici nel senso della maggiore resistenza, un po' in maniera tale che questi processi, che questo sforzo diventi appunto penoso perché costa molto energia, molta energia. Quindi questo tipo di attenzione rivolge in qualche modo il focus verso anche quelli che sono interessi lontani, ha come scopo anche interessi lontani. Ed è lo stesso Jaspers che distingue proprio tre elementi caratteristici e affini all'interno del concetto di attenzione, che sono il sentimento di rivolgere attivamente la propria attenzione, attività mentale, scusate, a un oggetto, la chiarezza e la vivacità dei contenuti del campo di coscienza e l'effetto che questi due primi fattori hanno su quello che è il decorso dei processi psichici, quindi la facilitazione che ne deriva al soggetto in termini di azione in una determinata direzione. Questo elemento è proprio quello che, secondo Jaspers, permette lo studio, l'approfondimento di quanto l'attenzione consenta all'uomo di adattarsi nella vita di tutti i giorni. Quindi l'attenzione in questo caso sarebbe il prerequisito dell'adattamento senso motorio del soggetto. E è inutile dire che ad esempio l'attenzione si manifesta con effetti secondari, effetti di tipo motorio, effetti di tipo neurovegetativo, effetti di tipo percettivo. Effetti di tipo motorio fanno riferimento a un particolare tipo di mimica che si rivela ad esempio dalla concentrazione attentiva ed è rivolta a mettere in evidenza l'avvenimento esterno. Poi abbiamo delle manifestazioni neurovegetative che fanno riferimento al respiro, al battito cardiaco, alla regolazione vasomotoria che si associano a un'attività maggiore o minore in termini di attenzione. E delle manifestazioni percettive che corrispondono proprio, di nuovo citando Jaspers, a quello che è il sentimento di rivolgere attivamente la propria attenzione mentale a un determinato oggetto o argomento specifico.
Quindi attenzione è proprio l'orientamento attivo e passivo della coscienza, concentrazione è la persistenza dell'attenzione sull'oggetto. Premesse indispensabili, lo abbiamo già detto, sono la vigilanza del campo di coscienza e la chiarezza del campo di coscienza. Leggendo le cartelle si fa spesso riferimento nell'esame clinico a questo: il soggetto è vigile, lucido, i suoi contenuti del campo di coscienza sono chiari, più o meno chiari e così via. Quindi determinanti ovviamente in questo senso, però possiamo dire sono anche le esperienze pregresse che entrano nel bagaglio culturale del soggetto, la stessa intelligenza di cui abbiamo già parlato e lo stato d'animo del soggetto. Ecco qui che possiamo arrivare alla psicopatologia, quindi immediatamente le anomalie per eccesso, quelle che sono note come paraprossessie. In queste alterazioni l'attenzione si polarizza su certe determinate rappresentazioni o idee. Poi abbiamo anche però le anomalie per difetto, le aprossessie, che sono delle impotenze complete sul piano dell'attenzione e che si distinguono dalle ipoprossessie, che sono invece delle impotenze relative nel fissare, diciamo, qualsiasi cosa, potremmo dire, che è al di fuori di un ristretto cerchio di idee. Più in generale, alcuni autori distinguono la iperprossessia dalla disprossessia, sono delle sottili sfumature che si ritrovano ad esempio negli antichi manuali. Le disprossessie sono delle lentezze, delle difficoltà o debolezze dello stesso processo attentivo, fino alla aprossessia, quindi l'abolizione, la perversione della stessa attenzione, per eccesso. La iperprossessia si osserva in quelli che sono stati di supercoscienza, in intossicazioni da sostanze, psicosi tossiche ad esempio, ma anche più generalmente in alcune nevrosi, quindi gli attuali disturbi d'ansia, le fobie specifiche, fobie sociali, la nevrosi ossessivo-compulsiva, ma anche per esempio gli episodi ipomaniacali e le psicosi deliranti. La ipoprossessia invece è più tipica di condizioni nelle quali si siano abbassati patologicamente i livelli di vigilanza a causa dell'assunzione di farmaci sedativi, di alcol, nello stesso dormiveglia, ad esempio, o nella depressione melanconica, in cui facciamo riferimento a una lentezza, quasi a un generico intorpidimento dello psichismo. La prossessia invece è generalmente osservabile negli stati confusionali. Stummer wie der Zucker, immer stummer, ist jene Wege sehr stumpf.